Giulia Salemi ha intervistato la cantante e attrice Clara Soccini nella nuova puntata del suo podcast. Una delle rivelazioni l'ha lasciata letteralmente di sasso. Clara Soccini è una delle rivelazioni esplose dopo l'ultimo Festival di Sanremo. Molti la conoscevano nelle vesti di attrice. Il suo ruolo di Crazy Ilunga nella serie targata Rai Mare Fuori è stato parecchio di spicco, soprattutto nella terza stagione. Nella quarta, il suo personaggio sembra essersi allontanato definitivamente dalla fiction. In effetti, segue in parallelo la vita dell'artista stessa. Clara nasce come cantante e vuole muoversi maggiormente verso questa strada. Diamanti Grezzi è diventata una vera e propria hit e, come molti colleghi coetanei, i suoi brani esplodono parecchio sui social, nuova frontiera che determina spesso il successo di un prodotto musicale. Lo stile, poi, è una componente fondamentale, siccome per tanti è diventata una vera e propria icona, protagonista di momenti strabilianti a colpi di look. Veniamo quindi a Giulia Salemi, che ha deciso di avere proprio lei come ospite nella nuova puntata del suo podcast in rete. Giulia Salemi resta di stucco. La rivelazione di Clara che proprio non si aspettava. Clara durante il podcast ha parlato degli inizi, dei momenti più difficili prima di diventare famosa come attrice e cantante. Il podcast della Salemi, come quelli di parecchi colleghi, creano un'atmosfera intima, dove gli ospiti hanno la possibilità di raccontarsi a 360 gradi, facendo venire fuori delle sfumature spesso inedite. Clara, tra una rivelazione e l'altra, si è fatta scappare una frase che ha molto colpito la conduttrice del podcast, che a sua volta senza filtri ha ammesso: "Mi sei caduta in basso". A cosa si sarà mai riferita e su cosa proprio non riesce a passare? Non aver mai visto la saga di Harry Potter, vero e proprio fenomeno impresso nella mente e nel cuore di parecchie persone in tutto il mondo, è una cosa che la Salemi proprio non riesce a superare. Grandi e piccini sono innamorati di una storia che è senza tempo, che non conosce crisi e che acquisisce forza e consensi col passare del tempo. La Salemi, da grande fan, come tanti altri, non riesce a comprendere come sia possibile che una persona, più o meno della sua età, non si sia mai avvicinata a tutto il mondo magico creato dalla scrittrice Ilunga. K. Rowling, e che continui a non appassionarsi a tutta la saga. Cambierà idea dopo la reazione di Giulia? L'ha già avvisata nei commenti scrivendo che sì, recupererà tutti i film a partire da adesso.